Maria Centracchio, allora facciamola vedere questa medaglia di bronzo che abbiamo visto il 28, perché 27. Tu il 27 hai combattuto lo stesso giorno. Sì. Te l'hanno data. Che cosa, falla vedere bene, perché insomma non è che capita, non capita tutti i giorni. No, direi di no. È il sogno di una vita. Chi fa sport sa che significa e che peso ha questa medaglia, ma penso che tutti possano capire quello che c'è dietro, il valore e quanto sia bello poterla stringere. Certamente, senti, ho seguito, te l'ho già detto perché ci siamo sentiti poi quel giorno insieme a tuo padre al telefono, insomma abbiamo pianto molto. Fai anche un calcolo, che io e tuo padre insieme facciamo 142 anni, quindi... Un bel pianto significativo, sì. La cosa che più mi ha fatto piacere è stato vedere comunque tutto il popolo molisano contento di questa vittoria, come se fosse la loro, perché in realtà è anche la loro. La cosa che più veramente mi riempie d'orgoglio è aver trasmesso questa emozione, tutta quella che ho provato, averla trasmessa a tutti e sapere che tutti si sono emozionati. Senti, t'ho visto un po' in difficoltà. Ma dimmelo tu, perché io non è che sono un grande esperto di judo, soltanto contro l'ex campionessa olimpica, però mi ha detto tuo padre, ecco ti riferisco sempre, se te la devi prendere con qualcuno, prendetela con tuo padre, mi ha detto che hai commesso probabilmente una piccola ingenuità. Sì, è stato veramente questione di un errore, perché l'incontro comunque stava andando in una situazione abbastanza paritaria. Poi avevo di fronte un'atleta eccezionale, già campionessa olimpica, vice campionessa olimpica quest'anno, con un palmarès incredibile, di un'esperienza unica, quindi comunque era un incontro difficile. E è stato quell'attimo che nel judo è tutto, quindi è andata così. Vabbè, è andata così, però insomma hai rimediato alla grande. Perché poi mi diceva sempre tuo padre, dice lei dovrebbe approfittare del fatto quando l'avversaria è già ammonita, dice io gliel'ho detto tante volte, tempo, perché alla seconda ammonizione, che poi è capitato, no? Sì. E diciamo che nell'ultimo incontro è stata una somma di 3 ammonizioni, perché l'altra non attaccava, quindi è stato quello che ha permesso poi l'assegnazione della vittoria a me. E la tattica è anche importante in questo sport, e ci sono delle regole, ovviamente chi le sa gestire meglio poi riesce a vincere l'incontro. Senti, questa medaglia, dimmi un aggettivo, il primo che ti è venuto in mente quando ti ho visto piangere, poi sei andato a abbracciare tutto lo staff tecnico, la tua amica Odetta, no? Sì. Ma la prima cosa che ti è venuta qual è stata? È stata incredibile, incredibile. Ho fatto fatica a realizzare e a credere che fosse mia, e ancora in realtà faccio fatica, perché è il coronamento di un percorso veramente incredibile. Poi ci sono anche dei risvolti, sentivo stamattina facevano un po' di conti, per esempio soprattutto per l'atletica, perché evidentemente voi che avete vinto delle medaglie olimpiche riceverete anche un compenso, ci mancherebbe altro, insomma. Però insomma tutti hanno risposto sì, i soldi bene che arrivano, però resta questo. Assolutamente, sicuramente chi lo fa non lo fa per i soldi, chi va lì e combatte, gareggia nella sua specialità non lo fa per i soldi. I soldi sono un contorno, ma niente vale quanto la gioia di stare sul podio, la gioia di vincere una finale, la gioia di preparare un'Olimpiade. Nessuna cifra del mondo potrebbe ripagare queste gioie, quindi non si fa per i soldi sono marginali. Senti, adesso che cambia? Non cambia assolutamente niente, io sono la Maria di sempre, quella che prima non aveva questa medaglia, sono la persona che è cresciuta in questo percorso, che è migliorata, e cercherò e continuerò a migliorarmi sperando di trasmettere sempre dei bei messaggi. Io ho parlato anche con tua madre e tuo padre, dimmi se è vero, però secondo me tua madre ti ha dato la serenità, tuo padre ti ha dato quella cattiveria agonistica che sai quando vai in qualsiasi competizione sportiva, quando c'hai veramente lo sguardo aggressivo, allora forse vinci. Certo, quello è importante, la determinazione è fondamentale, senza quella carica agonistica non faremo gli agonisti, quindi quello è fondamentale. Quindi non cambia niente, continuerai a frequentare intanto le fiamme azzurre, fiamme, no? Oro. Io faccio fiamme oro. Le fiamme oro e poi la palestra di papà?
Certo, io non sono più a Isernia, vivo a Roma perché lavoro nelle Fiamme Oro, quindi la mia sede è lì, ma appena posso torno dove è il mio cuore, quindi nella palestra dei miei genitori. Ho visto qui anche il tuo fidanzato. Certo, sì, lui fa atletica, salta, e purtroppo per queste Olimpiadi non ce l'ha fatta a qualificarsi. Salto in alto o in lungo? Salto in lungo, ma è già al lavoro per la prossima e spero di poterlo accompagnare anche lui in questa avventura, e adesso spero che il suo sogno diventi realtà come l'ho diventato il mio. Quindi il prossimo obiettivo qual è? La prossima Olimpiade o il matrimonio? Una cosa alla volta, siamo degli sportivi, adesso pensiamo a quello, siamo giovani, poi si vedrà. Alla prossima Olimpiade ci pensi però? Vedremo, piano piano, un passo alla volta si fa tutto. Federica Pellegrini adesso ha smesso. Sì. Insomma, ogni atleta ha la sua storia, il suo percorso, ogni atleta è diverso, ognuno ha le sue esigenze, quindi ognuno ha la sua, non perché una ragazza ha terminato a più di 30 anni vuol dire che quella è l'età giusta. Quando uno si sente di smettere, smette, di continuare, continua, ognuno ha la sua, sa quello che fa, sa quali sono i sacrifici e quindi ognuno è disposto, ognuno sceglie fino a quando continuare. Va bene Maria, che dire? Io un po' di invidia, ma è però, ti assicuro, assolutamente bonaria. Però per questa medaglia un po' di invidia, perché io sono stato sempre uno sportivo, tu lo sai. Sì. Sai, una che ha vinto una medaglia olimpica, un po' la invidi. No, però, assolutamente. Insomma, prendila assolutamente, certo, come un augurio di un in bocca al lupo. Grazie. Per la tua vita, diciamo, agonistica, ma soprattutto per quello che sei al di là del judo. Certo, insomma, assolutamente. Questa quindi è la cosa, perché siamo delle persone ancora prima di essere atleti ed è quello che deve venire fuori più di tutto. Grazie. Silvia Caruso, allora io parlo, tu lo sai, insomma, perché io e Bernardo abbiamo la stessa età. Insomma, abbiamo parlato spesso, gli ho fatto una lunga intervista. Sì, l'ho seguita, sì, bellissima. Degli amici di Domenica Sport, abbiamo pianto insieme, perché no? È perché è una cosa che sentiamo veramente, ci ha fatto commuovere, perché Maria l'abbiamo vista crescere tutti quanti, l'abbiamo seguita da quando era esordiente, poi under 18, under 21, quindi abbiamo seguito tutte queste tappe, voi anche avete seguito tutte queste tappe. E vederla adesso raggiungere questo risultato è stato chiaramente emozionante per tutti. E lei poi è stata anche molto brava a trasmettere questa emozione. Infatti adesso, siccome lei non è rientrata subito in Molise, ha girato un po', anche da altre regioni, quindi non vicine a lei, ha ricevuto tanti tanti complimenti per l'emozione che è riuscita veramente a trasmettere a tutti quanti. Certamente, senti, se tu hai sentito quell'intervista con Lunga, con Bernardo, hai anche sentito quando lui ha detto c'ho una grande donna al fianco, no? Vabbè, si fa quel che si può, chiaramente, noi cerchiamo sempre di fare al meglio quello che possiamo per i ragazzi, per supportarli in tutte le cose, perché comunque è importante stargli vicino, soprattutto quando le cose non vanno bene. Questa è la cosa fondamentale. Noi sì, questo abbiamo, quando si vince. Siamo tutti bravi, voglio dire. Però quando le cose non vanno tanto bene, insomma, è importante dare tanto affetto, tanta sicurezza ai ragazzi nel momento in cui si sentono un po' traballare. E quindi noi questo abbiamo cercato di fare, sperando di esserci riusciti, insomma. Senti, Maria è una ragazza, insomma, ne parlavo anche con Luigi. Una ragazza determinata, tenace, forte psicologicamente, tutte queste sono doti che ti possono portare poi a un'Olimpiade, sì, e anche a una medaglia. Sicuramente sono doti che, abbinate a tanto lavoro, tanto allenamento, ti portano all'Olimpiade, ecco, e a raggiungere anche la medaglia, ma sono comunque doti che alcuni sport, in particolare il judo, permettono di sviluppare, perché se non si arriva alla medaglia, si arriva comunque a raggiungere una sicurezza che è importante, importante nella vita, importante in tutte le attività che si fanno, insomma. Quindi tu parli anche di serenità, se ho capito, no? Certo, di sicurezza più che serenità, perché ma la sicurezza te la dà, è praticamente un corollario della serenità, perché sì, se sei sereno sei, esatto, anche sicuro. Perché, diciamo, ci si abitua ad affrontare e superare le difficoltà. Quindi il judo questo insegna fondamentalmente a non tirarsi indietro, ma ad affrontare tutte le difficoltà che si trovano nel corso della vita,
e quindi si è preparati sotto questo punto di vista. Senti, ho già la sola risposta, ma questa medaglia per la vostra famiglia che cosa cambia? Cambia che il raggiungimento di un sogno di Maria. Maria ci teneva tanto, ha lavorato tanto e quindi è bello poter, diciamo, essere arrivati qui per tutto quello che c'è stato dietro e quindi coronare un sogno. Questa è la cosa bella, diciamo. Però a livello familiare resta tutto come prima, sì, una famiglia unita, come no, quello, tutti sì, per uno. Certo, quello è, sì, è una cosa in più, come lo sport è una cosa in più, però chiaramente sono risultati che pesano. Senti, l'augurio più bello che hai fatto a Maria qual è stato? Di poter finalmente rilassare. Adesso spero si possa veramente rilassare perché ha vissuto anni di tensione, soprattutto l'ultimo, perché lei già era qualificata l'anno scorso, poi le Olimpiadi sono saltate, quindi dover mantenere il posto in ranking per un altro anno, affrontando tante gare, con sempre la possibilità del verificarsi di un infortunio, di qualsiasi altra situazione che impedisse, insomma, questo raggiungimento, e voglio dire, provoca tanta tanta tensione, quindi adesso spero veramente che si possa godere un po' di calma e di tranquillità. Con te ci riuscirà sicuramente, insomma, perché io non ti conoscevo, però insomma infondi veramente calma e serenità. E vabbè, eravamo tutte e due come Bernarder alla fine, voglio dire. Camillo Colella, allora è un piacere intanto incontrarti di nuovo, perché insomma ci sentivamo spesso quando eri il presidente dell'Isernia, erano anche tempi diversi e quindi insomma devo dire che il tempo alla fine non ti ha modificato molto. Sì, il cuore ci sta sempre nel calcio, la passione, e quindi chiaramente sono passati tanti anni, però quando ho visto che il Campobasso quindi ha emerso in Serie C e sono stati bravi con questa nuova società, organizzazione, quindi sono stati veramente bravi, insomma ho sentito quasi il dovere, un richiamo di farmi avanti, e quindi abbiamo contattato anche la società responsabile per dare un nostro sostegno, contributo anche economico sul discorso di sponsorizzare, dare un contributo a loro e allo stesso tempo sponsorizzare la nostra azienda di acqua minerale Castellina, e quindi essendo molisana, rispetto all'altra azienda più grande, che è l'azienda più nazionale, la Santa Croce, e con la quale abbiamo, a livello nazionale abbiamo fatto dei grossi accordi con la Roma, quest'anno abbiamo fatto un accordo di 3 anni con la Serie A, con la Roma, è molto difficile, molto lungo, erano 2 o 3 anni che ci provavamo, l'abbiamo chiuso. E lo stesso con la Fiorentina, che già da 3 anni ci stavamo, e quindi questo ci dà la possibilità di portare, di stare vicino a questo mondo, insomma, ecco, grazie. No, grazie a te, e ti volevo, adesso siamo qui alle sorgenti del Volturno per festeggiare un evento che per chi è molisano come me, come te, è un evento storico, perché Maria Centracchio è stata non solo la prima atleta molisana a vincere una medaglia alle Olimpiadi, ma è stata anche la prima atleta molisana a vincere in uno sport individuale, perché in passato c'erano riusciti Pasquale Gravina e un certo Masciotta nel 1936, ma erano sport di gruppo. Quindi i meriti di Maria sono veramente incredibili, sono meriti inenarrabili. Sì, effettivamente la cosa è molto emozionante e importante, perché il Molise è così piccolo nel mondo, è emozione, insomma, indubbiamente. Però devo dire che la campionessa Centracchio è veramente il risultato di un grande lavoro che ha fatto il papà Bernardo, già iniziando più di 30 anni fa, con sacrifici, dove io pure ero ragazzo, ho partecipato, ho fatto anche delle lezioni con piacere, e devo dire che lui con costanza, con continuità, con l'aiuto delle proprie forze è riuscito ad arrivare a portare questi risultati così alti, inaspettati, insomma, devo dire, nessuno ci avrebbe mai creduto o puntato. Io sinceramente prima delle Olimpiadi, ma ancora prima delle europei, lo stesso, unilateralmente, senza che nessuno mi invitasse, ritenni dare un contributo appunto a Bernardo prima che andasse alle europee, perché effettivamente là tu hai partecipato, non sai come ne esci,
e quindi tutte le spese, i viaggi eccetera, e noi con molto piacere diamo un contributo che ancora oggi mi riconoscono, insomma. Quindi stiamo anticipando anche altre cose, anche lo stesso ci hanno chiamato da Ostia, dalla Judo nazionale, proprio la scuola nazionale di tutti i campioni, e per cui stiamo lavorando anche lì con un accordo. Da una parte promuoviamo l'acqua minerale, dall'altra parte diamo un sostegno allo sport. Senti, ma tu sei un notissimo imprenditore molisano, che hai queste aziende, lo dicevi tu, Castellina, Santa Croce, ma poi alla fine fai un sacco di altre cose. Sì, noi siamo nati come imprenditori nel mondo delle costruzioni, del restauro, della ristrutturazione, e poi da lì abbiamo un po' girato tutta l'Italia, perché qui poi ci è voluto molto tempo per avere spazi a fermarci, per cui abbiamo raccolto molto fuori, in particolare su Roma, e poi siamo rientrati un po' più sulla nostra regione, Abruzzo, Lazio e Molise. Questi sono i nostri centri dove ci occupiamo anche di strutture ricettive, alberghiere, turistiche, in particolare su Roma, sfruttando un po' sinergia con i nostri immobili, in poche parole. E quindi devo dire, sono già 10 anni che abbiamo quest'altro ramo nuovo che ci dà grandi soddisfazioni, anche se il Covid nell'ultimo anno l'ha fermata, ma siamo ben fiduciosi che rientreranno tutti i turisti dal mondo, e quindi sarà una forza importante, e anche il Molise ne potrà beneficiare, perché ne ha bisogno. Abbiamo tante belle, bei posti, belle realtà che vanno valorizzate e sfruttate. Bisogna far venire più gente e farlo conoscere di più. Quindi il Molise esiste, adesso mena pure, e quindi ha maggior ragione. Siamo a posto. Però si mangia bene, si ha tutta brava gente e si sta benissimo. Quindi ci auguriamo che le cose migliorano per tutti in futuro. Allora, siamo con sempre alle sorgenti del Volturno, siamo con i protagonisti poi di questa questo rinfresco, diciamo, di questo pranzo, perché avete preparato voi? Sì, abbiamo preparato per quanto riguarda i primi piatti, e quindi abbiamo fatto queste lasagne tradizionali che si usa Rocchetta per onorare. Posso dire, io le ho mangiate, le lasagne veramente superlative. Pasta e fagioli anche, però diciamo, insomma, un gradino più giù. Giustamente è un piatto più rusto, povero, quindi così, insomma. E quindi noi da parte nostra, insomma, abbiamo voluto onorare questa giornata come laboratorio di pasta fresca, regalando questa cosa a Maria, che veramente l'onore l'ha fatto lei a noi come rocchettani e come molisani, quindi che ha portato la nostra in tutto il mondo, quando prima magari il Molise non sa, erano un po' titubanti, no, per quanto riguardava dov'è, tutti, ora Maria ci ha dato una boccata d'aria non indifferente, quindi ne siamo veramente grati di questa cosa che lei ci ha portato. Senti, tu ti chiami? Io mi chiamo Elvira. Sono Elvira, tu sei la titolare? Sì, io sono la titolare della pasta fresca, che dopo tanti anni che stavo in Toscana l'abbiamo riportata qui a Rocchetta, alle origini. Avete fatto bene, avete fatto un ritorno, invece di andare via. Io apprezzo moltissimo la gente che... Ho voluto valorizzare il mio paese portando la mia attività, perché era giusto che, insomma, che si portasse questa cosa anche a Rocchetta, anziché di venderla o che cosa altro, ho preferito portarla qui a Rocchetta. Hai fatto bene, Elvira. Qui c'è questa signora che mentre parlava Elvira, parlava... Poi dice, però non ho nulla da dire, no. Io sono soltanto una sua amica e l'aiuto quando ne ha bisogno, quando mi chiama. Ti chiami? Aiuto. Pasqualina. Pasqualina, allora, bionda, e quindi avete preparato bene, no? Grazie, spero, mi auguro, ma lei è bravissima, quindi... Invece lui è tuo marito, sì, è mio marito, che si chiama? Fausto. Hai fatto anche tu il viaggio? Certo. Ma siamo tornati alle origini, perché io comunque ero già di qui. Siamo stati in Toscana qualche anno e poi siamo tornati qui alle origini. Toscana, dove eravate? Vicino Pontedera, dove c'era Piaggio. Pisa, insomma, Pisa, via, è nella zona di Pisa. Sì, conosco bene. Vogliamo far dire solo una battuta. La sorella di Elvira. Sì. Ti chiami? Rosanna. Rosanna, avete quindi tutte per dare una mano. Sì, ho dato una mano a lei, sì. Siamo pensionate e diamo una mano a chi ha...
a chi lavora e collabora. Di tenere questa, ecco, la riuscita bella di una bella giornata, insomma, si fa questo, insomma. Però, però vorrei dire un'ultima cosa con te. A parte che lei ha detto non siamo all'altezza, quindi evidentemente tu sei bravissima cuoca. Però volevo dire, per fortuna che siamo tornati a preparare qualcosa, a organizzare qualcosa, perché insomma non se ne poteva più. Io appunto mi auguro e l'auspicio appunto è da oggi in poi le cose possano migliorare. E l'augurio che ci facciamo tutti, soprattutto per questo Covid che c'è, e quindi speriamo che l'anno prossimo insomma le cose possano essere ancora migliori per organizzarci ancora al meglio, insomma. Senti, un'ultima cosa volevo chiederti, se organizzi poi l'anno prossimo, che non è che Maria vince un'altra medaglia olimpica l'anno prossimo, però se organizziamo qualcosa interno, me lo fate sapere. Certo, saremo lieti di ospitarvi. Questo posto stupendo, che vogliamo dire? Senz'altro. Delle sorgenti della... Sì, abbiamo un posto favoloso e quindi veramente merita tutto per poter portare... Poco valorizzato. No, ora piano insomma le cose ci si stanno mettendo. Preparate una lasagna tutte le domeniche, vedete che arriva la gente. Ok, noi da parte nostra ci mettiamo... Io vengo, okay. Lo dico anche agli amici di Teremolise. Io aspetto volentieri questo, quindi voglio dire, è il nostro mestiere, sicché voglio dire, non è un problema, ci trovate sempre pronti.